Dietro ad ogni meme c'è sempre una storia. Storie da TikToker. Ciao a tutti, da Marco e Raffa, siete in Storie da TikToker, dove dietro ogni meme c'è una storia da raccontare. Gli ospiti di oggi sono Massi e Mino! Ciao a tutti, ciao! O meglio, ora c'è solo Massi, perché sì. Mino immaginiamo sia in giro nel giardino, no? È il giro che sta rincorrendo le lucertole. Sta scorazzando lì in giardino. Allora Massi, andiamo subito a spiegare anche a tutte le persone che non ti seguono chi sono proprio Massi e Mino e perché sono diventati TikToker. Allora, siamo un ragazzo e un cane che hanno iniziato a fare video sui social, diciamo video ironici, video divertenti, a volte emozionanti, però sempre cercando di lanciare dei messaggi positivi alle persone. Tra i video tuoi, vostri, c'è un video che vanta più di 200 milioni di visualizzazioni ed è davvero bellissimo. Ce lo vuoi raccontare? Lo vuoi raccontare magari a quelle poche persone che non l'hanno visto? Allora, è un video un po' borderline perché non molti l'hanno capito. Praticamente io faccio finta di tirare, diciamo, una pacca a mia figlia, che in quel tempo lì aveva 4 mesi, per vedere la reazione di Mino, che io già sapevo che era una reazione ottima, ovvero Mino mi sposta la mano, quindi non mi morde, non aggredisce, non ha istinti aggressivi, ma semplicemente mi sposta la mano come per dire non devi fare questo alla bambina, e poi si sdraia di fianco alla bambina e gli dà anche una leccatina sulla guancia, come diciamo per Amore. Consolarla. Perché dici che non è stato capito? È perché molti mi accusano cercare di avere una reazione aggressiva da parte del cane, che è pericoloso. Ma no, è l'opposto quello che tu vuoi fare. È pericoloso per chi non ha, secondo me non comprende bene il suo cane. Però io Mino lo conosco, con gli esseri umani, con i bambini, aveva già avuto a che fare, quindi non è un video, diciamo, buttato lì a caso, ecco, diciamo così. Sapevo già che la reazione di Mino sarebbe stata così. Ma pensi che pensi un po' che le persone abbiano un pregiudizio soprattutto per questi tipi di razze? Le persone che non hanno questi cani hanno un pregiudizio, non lo penso, lo hanno. Ricordiamo anche il cane, insomma, il tuo è un American Bully che fa parte della famiglia dei Pitbull, no? Sì, diciamo sono cugini alla lontana, però si assomigliano, quindi assomigliando a un pitbull purtroppo viene visto subito come il cane aggressivo. In realtà l'American Bully ha doti genetiche diverse, ha DNA genetico diverso rispetto a un pitbull. Per esempio non ha la dote dell'aggressività come ha magari un pitbull, che se controllato non è pericoloso. Ma io penso che animali e uomini siano molto simili, nel senso se tu un uomo comunque cresce con un'educazione, con dei valori, quell'uomo non sarà mai aggressivo. Stessa cosa, no? Anche se ha un'indole aggressiva, stessa cosa gli animali. Sì, è vero, diciamo che se io mio figlio lo cresco in un ambiente sano, in un'educazione sana, probabilmente. Poi è vero che può essere che capiti l'eccezione sia dell'uomo che dell'animale, che diciamo nasca e cresca storto anche con una buona educazione, però sono rare eccezioni. Però ecco, per esempio, tu ci parlavi anche di tua figlia, no? Aveva 4 mesi quando avete fatto il video più visto sui vostri profili, adesso ne ha qualche mese in più, insomma 8 mesi. Pensi che possa crescere proprio in modo diverso, proprio perché è nata proprio con un cane vicino? Ma io cerco di insegnargli dei valori che purtroppo io non ho avuto da piccolo. Uno di questi è avere rispetto dei cani, degli animali che la circonderanno nella sua vita. E sono sicuro che se cresce con questo rispetto avrà anche rispetto verso le persone, che è una cosa secondo me importantissima. Senti, ma le persone che ti seguono cosa vi scrivono? Cosa scrivono? Con affetto, le cose magari carine? Tante cose belle, mi scrivono tante persone che magari stanno soffrendo in questo momento, che gli strappiamo un sorriso. No, devo dire che c'è tante persone che ci vogliono bene, sono sincero. E gli haters? La metà, diciamo più della metà, usano un profilo fake, quindi per me non ha valenza, perché se uno mi vuole dire una cosa me lo dice, diciamo, usando il suo volto. Gli altri a volte sono delle persone, diciamo, ignoranti, criticano, insultano, quindi anche lì non è che posso stare. Però io le critiche le accetto, le critiche costruttive. Se un addestratore mi dice guarda non fare queste cose,
io accetto, abbiamo un dialogo e diciamo ci viene incontro. Gli insulti non li accetto. Ma perché c'è un confronto poi con l'educatore? Critiche costruttive, ma anche con modalità costruttive. Sì, se un educatore mi dice guarda, non so, usa, io usavo la pettorina, mi dice guarda, se combino magari quando vai in giro col passeggino è più sicuro che usi un collare a strozzo, mi spiega le sue motivazioni, io cerco di capirle, se io valuto che per il mio cane è la cosa giusta, lo faccio, non è che dico no, guarda, io faccio certo. quello che voglio, assolutamente no. Ci sembra anche molto giusto proprio il fatto che tu faccia dei video con il tuo cane, proprio perché c'è troppo un pregiudizio su questo aspetto, appunto. Cosa ti ha spinto sì. a fare video con Mino? Ma lanciare questi messaggi positivi verso le persone che magari anche solo semplicemente guardando il mio aspetto fisico mi reputano, cioè danno il valore alla mia persona in modo sbagliato. Ma visto che tu e Mino siete veramente molto molto legati, no? Avete anche tantissimi follower, 5 milioni e mezzo su TikTok, 2 milioni e 2 su Instagram, cosa ne pensi tu del puppy yoga, la pratica dello yoga assieme ai cuccioli, soprattutto del fatto che sia stato vietato in Italia? È stato vietato perché i cuccioli non erano trattati bene, a volte andavano a fare il puppy yoga con dei virus, come sono cuccioli ci sta che abbiano dei virus intestinali. Diciamo magari facevano le feci e veniva pulito il pavimento solo con un pezzo di carta, cioè più che altro era l'aspetto igienico secondo me che ha bloccato diciamo tutta questa pratica. E poi non lo so, non era secondo me proprio un benessere né del cane né della persona, perché non è che si faceva yoga, si giocava con i cani alla fine, e diciamo era marketing, ecco, per quello che io ho letto. Sì, in effetti probabilmente era un'operazione più di marketing che di altro, nel senso lì era qualcuno che sì. voleva attrarre un po' l'attenzione e ha detto mettiamoci esatto. anche dei cani, proprio perché poi sono tantissimi gli amanti degli animali, no? Esatto, era per quello, sicuramente. Massima, parlaci più di te, tu chi sei? Io sono un ragazzo che è nato e cresciuto a Pavia fino all'età di 16 anni, poi una vicenda mi ha portato a venire verso Milano e ci sono rimasto, adesso tuttora abito a Milano, come lavoro faccio il tecnico video nei concerti, negli eventi, negli spettacoli, diciamo nell'ultimo anno anche grazie ai social ho iniziato a lavorare diciamo un po' di meno perché comunque sono freelance, quindi diciamo posso gestirmi il tempo e il lavoro come voglio, e adesso mi sto dedicando ai social un po' di più, alla bambina ovviamente, all'educazione della bambina col cane, quindi cerco di dedicare, visto che ho la fortuna di dedicare più tempo, e poi sta per arrivare un progetto a breve molto importante che però non posso spoilerare, ma sta arrivando. Aspetta, progetto di che genere? Esatto, almeno senza spoiler, allora, capiamo l'ambito. No, ho due, allora, un progetto mio personale che riguarda la storia me e di Mino, sì. e poi ho un progetto con un educatore cinofilo, questo lo posso dire, okay. che è un corso diciamo online gratuito per tutte le persone possessori di cani, soprattutto per possessori di pitbull. Quindi questo educatore, ci saranno dei video, ci saranno dei corsi, ci si può iscrivere mettendo diciamo il cane che hai, si ha un tracciamento anche della persona iscritta al corso, in senso che se poi il cane avrà dei problemi, quindi noi l'addestratore potrà risalire al tipo di cane, cosa ha fatto nella vita, se ha avuto segnalazioni, diciamo un progetto dove a tutela comunque sia delle persone che degli animali. Questo è veramente molto bello, perché magari totalmente gratuito. Purtroppo sicuramente io no, perché diciamo avrò soltanto valenza a livello mediatico, quindi aiuto la persona certo. a dargli una spinta visto la mia visibilità. Può essere che l'educatore avrà diciamo dei riscontri un po' negativi rispetto al fatto che sia gratuito, perché molte persone invece vogliono soldi lucrare. Per insegnare certi, ci sta perché è un lavoro, è un lavoro, però diciamo in questo momento forse se si aiutano un pochino di più le persone in questo momento dove succedono tante cose gravi, persone che purtroppo non hanno a livello economico non hanno disponibilità possibilità di fare certi percorsi, per me vale di più il benessere delle persone, dei cani che dei soldi. Ma questo tipo di progetto, Massi, nasce anche magari sì. dalla volontà di tantissimi tuoi follower che ti hanno scritto come educare il mio cane, consigli magari che ti chiedono? Tantissimi chiedono consigli, io purtroppo rispondo sempre che non sono la persona adatta, perché io non sono, lo dico sempre, io non sono sui social per insegnare cosa fare col cane, mi faccio vedere quello che io faccio col cane, perché io sono esperto del mio cane, perché lo vivo tutti i giorni e ho fatto dei percorsi. Io anche se uno mi dice che ho un American Bully, io mi posso dare
certi consigli, però dico sempre affidatevi a un educatore cinofilo, perché sicuramente vi potrà dire cose migliori delle mie. Facciamo un salto indietro, perché durante un video abbiamo visto che tu hai detto che sei stato in carcere e hai anche detto che il carcere ti è servito soprattutto per tutto quello che è venuto dopo. Cos'è successo? Io appunto all'età di 16 anni arrivo da un contesto abbastanza disagiato, di 7 fratelli, vivevo diciamo in povertà, e quindi questo mio disagio mi ha portato a commettere dei reati da minorenni e mi ha portato ad arrivare in carcere minorile Beccaria a Milano, il quale ho scontato un periodo di 8 mesi e poi ho fatto un percorso alternativo in comunità, dove ho passato 8 anni, ma ho fatto 4 anni diciamo obbligato dal giudice facendo questo percorso di reinserimento, e poi gli altri 4 anni in accordo con la comunità e col prete li ho passati di mia spontanea volontà, perché avevo bisogno di rimanere ancora in comunità, sia di dare una mano ai ragazzi che arrivavano, sia di dare una mano a me stesso a crescere, fino a che poi non ho trovato un lavoro e ho iniziato il mio percorso fuori dalla comunità. Quindi tu sei anche un esempio per tutti i ragazzi che poi sono andati dopo in comunità. Diciamo, posso dire anche di sì, perché comunque io ho fatto un bel percorso e molto impegnativo, e tanti ragazzi mi chiedono consigli, perché tanti vorrebbero anche loro fare un bel percorso sia in comunità che fuori. Che poi abbiamo letto anche che ti danno del bullo, ma tu poi vai in comunità per aiutare i bulli, tra l'altro, bulli, a non essere bulli. Purtroppo la mia immagine fa di me il delinquente, il bullo. In realtà io cammino, vado in comunità ancora, cioè dopo 3 anni che sono uscito io sono sempre andato, ma adesso vado ancora di più, perché purtroppo col fatto delle baby gang, che i ragazzini in questo periodo crescono con molta aggressività, io vado a portare la mia esperienza con Mino. Mino mi serve per approcciare in modo più facile, perché vedendo Mino loro giocano, andiamo a farci le passeggiate. Nel frattempo loro si aprono con me, oltre che con gli educatori ovviamente, però a volte avere dei ragazzi come me di riferimento, quasi coetanei, che hanno fatto il loro stesso percorso e che li possono capire e soprattutto ascoltare, potrebbe fare molto bene a questi ragazzi. Cosa ti chiedono di più lì? Prima di tutto, quando gli dico che ho fatto 8 anni, si spaventano, perché molti arrivano e pensano di fare magari un percorso breve di un anno magari massimo e poi tornare, e però io dico che a volte il percorso lungo può servire e ognuno ha il suo tempo. Infatti la comunità si chiama Kairos, vuol dire ognuno è il tempo opportuno, quindi ognuno ha il suo tempo. Uno può metterci come me 8 anni, uno ci può mettere 6 anni, uno ci può mettere un anno, non c'è fretta, ognuno deve lavorare su se stesso e poi uscire che è pronta ad affrontare la società, quindi gestire un lavoro, gestire una casa, gestire le amicizie, gestire se ha avuto magari delle dipendenze, e questi sono i consigli che io cerco di dare. La redenzione non ha tempo. No, ognuno ha il suo tempo. Senti, anche prima, quando facevamo invece, quando guardavamo un attimo al futuro, ci hai detto anche di nuovi progetti che nasceranno, ma in futuro come ti vedi? Insomma, amico degli educatori, c'entrerà sempre Mino nella tua vita lavorativa? Penso di sì, diciamo che non è che abbandonerò il mio lavoro, perché comunque io ho una professione, magari ci sarà un periodo dove accantonerò il mio lavoro da professionista e mi dedicherò magari ai social, ma più sempre per lanciare messaggi positivi. Il mio obiettivo è, se magari in futuro, aprire anche un rifugio per animali, però un rifugio dove tu prendi, dove io vorrei prendere cani messi male, trattati male magari da tutta Italia, a spese mie e delle donazioni che io cercherò di avere, rimetterli diciamo a nuovo e farli riadottare nelle famiglie. Un bel progetto il tuo. Sì, è difficile, molto. Non è detto che succederà, ma non è impossibile. Cercherò di lavorare. No, impossibile nulla, impossibile. Anzi, ti fa onore quello che stai dicendo, e infatti mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, il fatto che non è mai banale, scontato ripetere, proprio perché ci stiamo avvicinando all'estate, che chi abbandona i cani deve andare in carcere, perché non c'è cosa peggiore in questo momento di pensare di poter abbandonare un cane per farsi le proprie vacanze. No. Ma io penso che chi abbandona un cane non ha un cuore, perché io per esempio non abbandonerei mai il mio cane neanche 3 giorni in giardino, e se una persona purtroppo arriva a un certo punto della vita che non riesce più a tenere un cane, si deve affidare a delle persone che lo accompagnano in questo percorso e magari lasciare il cane a
a un rifugio, a posti dove possono prendersene cura, ma non abbandonarlo da un giorno all'altro in mezzo alla strada. Questo è bruttissimo. È sempre importante, no, come dicevi tu Marco prima, lanciare un messaggio del genere. Massi, grazie per essere stato con noi. Prima di salutarci, ci fai salutare Mino? Riesci a prenderlo anche se è in giardino? Vado, sì sì, lo vado a cercare. Vai, 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 ti aspettiamo. Sto arrivando, che ce l'ho in braccio un po' pesante. Sì sì, quanto pesa Mino? 30 kg. Eccolo, eccolo Mino, eccolo Mino. Massimo, quanto è importante la pet therapy? Guarda, ti è tornato improvvisamente il sorriso. Non che prima non ce l'avessi, sì, no. Però insomma si vede proprio, no, che vabbè, mi riempie le giornate Mino. A me mi mette felicità perché lui è felice, è allegro, è divertente. Insieme siamo felici. Senti, ma in futuro magari ti vedi con un altro figlio, figlia, oppure anche con un altro cane? Allora, io sempre, mi chiedono sempre di un altro cane. Io dico che purtroppo preferisco dedicarmi bene, okay, a un cane per adesso, che ho questa possibilità. Però se il mio futuro sarà avere, diciamo, il rifugio, piuttosto che, ovviamente altri cani entreranno in famiglia. Aspettiamo allora che ti iscriva al concorso di Radio Kiss Kiss, Kiss Kiss Bau Bau, okay? Che magari bene, Mino diventa la nuova mascotte. Va benissimo. Massi, grazie, kiss kiss a entrambi. Ciao Mino. Grazie, kiss kiss a tutti. Ciao, ciao, ciao.